Eccoci con la settimana enigmistica appena uscita, 19 ottobre, oggi siamo il 16, quindi meglio di così non potevamo fare. Ho incontrato Stefano che mi ha chiesto di risolvere un rebus, giusto Stefano? Sì. Sì, tu mi hai detto, guarda pur qui, così ti inquadriamo, mi hai detto che sei appassionato di rebus e sai già risolvere alcuni. Allora, ti ho scelto uno difficile, poverino, apri la pagina, e la pagina 36, dove si trovano dei rebus neanche troppo facili. Allora, guarda l'immagine con me, c'è un CD, come si chiamano queste cose? CD, no? Sì. E c'è un disco, penso, di Giuseppe Verdi, uno di quei cantautori moderni, mi sembra, no? O sbaglio? C'è una parola che non si riesce a leggere. Ci sono quelle linee che indicano la parola che manca, da Requiem. Allora, Giuseppe Verdi ha composto nel 1874 qualcosa da Requiem. È un po' difficile forse per te che sei piccolino, però Giuseppe Verdi sai che è un grande compositore, no? Eccoci. E lui ha composto qualcosa da Requiem. Riesci a indovinare cosa? Forse potrebbe essere la messa da Requiem. La messa da Requiem, perfetto. Perfetto, bravo. Allora, prendi la penna, scrivi sopra, vicino al numero della pagina, a sei mancino. Sì. Allora, scrivi PRO prima, che sono le lettere che sono scritte su quel disco, e poi quella parola proprio che hai detto. Messa. Prova a leggere tutto di filato. Promessa. Promessa, vedi, ti viene una parola di 8 lettere, proprio come nella soluzione. Però adesso dobbiamo tirare fuori ancora una parola di 7 lettere. Adesso non mi vengono spunti, ti viene qualche idea? No, è difficile in effetti. Allora vediamo, aspetta, non riesco neanche io. Ah sì, ecco, adesso mi è venuta l'idea. Guarda, quell'altro CD che contiene un'altra messa da Requiem di Mozart, quell'altro CD è appoggiato sul tavolo. In questo qui invece, che ha le lettere PRO, dove si trova? Si trova sopra quello di... Sì, però è tenuto dal... in una mano, e precisamente si trova tra questa cosa che sto inquadrando adesso. La penna. No, questa cosa che il inquadro. Il tavolo. No, questa cosa che inquadro, una parte del tuo corpo. La mano. E non la mano, questa, proprio questa qui. L'unghia. Ma no, è un po' più grande. Il pollice. Vicino. L'indice. Tutte queste cosa sono? Dita. Allora, ecco, esatto. Vedi che ci divertiamo a fare enigmistica. Quel CD si trova tra le dita. Tra le dita. Tra, ecco, esatto. Dobbiamo formare una parola di 7 lettere, vedi, 8-7. Quindi tra sono già 3 lettere e manca 4 lettere di nuovo quella cosa tra le dita. Sì, senza le, perché se no va troppo. Prova a scrivere, vediamo cosa viene fuori. Dita. Ti ho un po' aiutato io, però hai avuto belle idee. Ecco, promessa tradita. Promessa tradita, vedi, 8-7 sono le lettere di queste due parole e l'hai risolta egregiamente. Ecco, adesso se ti interessa la messa da Requiem potrei andare a cercare. Mi sembra che è stata fatta per la prima volta, rappresentata nella chiesa di San Marco a Milano. Vedi che l'enigmistica ci dà anche l'opportunità di imparare qualcosa. Comunque la soluzione, ripetilo, è? Promessa tradita. Risposta esatta. Complimenti, complimenti. Bravissimo enigmista. Ciao. Ciao. Ciao.